Benvenuti nel mio canale, io sono l'indagatore e oggi andremo a indagare su questo personaggio che sicuramente avrete riconosciuto, ma questo è l'attore, il bravissimo attore che ha reso famoso invece quest'altro personaggio, che fu il comandante del campo di prigionia a Płaszów in Polonia. E parleremo della sua nipote, Jennifer. Cominciamo subito. Questo video ci consentirà di parlare del peso del passato sul presente. Cominciamo con Jennifer. Jennifer, nel momento in cui lei scopre che suo nonno è Gott Amon, ha 38 anni e è la mamma di due bambini. Si trova per caso in una biblioteca ad Amburgo perché Jennifer è tedesca. Sì, dall'aspetto non ha proprio le caratteristiche somatiche tedesche, perché Jennifer è nera. Jennifer, il papà, che non ha mai conosciuto, è un nigeriano, e la mamma Monica, una tipica tedesca, bionda dagli occhi azzurri. Jennifer a 4 anni viene data in affidamento, quindi la sua è una vita, diciamo, dall'adolescenza abbastanza travagliata, non facile. A 7 anni però ha la fortuna di essere adottata. Ha dei contatti con la mamma, sporadici, quindi almeno la foto, il volto della mamma lo conosce, quello del papà no. Quindi Jennifer nel 2008 si trova per caso in una biblioteca, la biblioteca centrale di Amburgo, e per caso viene attratta dalla copertina di un libro in bianco e nero con una foto e con la frase "Devo amare mio padre" come domanda. E nella foto lei riconosce, ha una somiglianza, intravede una somiglianza con la mamma Monica, e quindi si avvicina al libro e poi legge il sottotitolo, che la porta a uno shock, perché legge la storia di Monica, la figlia del comandante di Płaszów, il lager di Schindler's List, che lei ha visto il film di Schindler's List e lo ha visto quando uscì negli anni 90, che tra l'altro lo ha visto in Israele. Perché la storia di Jennifer non è semplice. Jennifer a 20 anni si trasferisce a Parigi, conosce un'amica ebrea e poi dopo si trasferisce in Israele, a Tel Aviv. Lì c'è una storia di amore che poi finisce, ma lei resta in Israele, studia l'ebraico, lavora nel Goethe Institute e lì ha anche modo di conoscere dei sopravvissuti ai lager nazisti, quelli che portano il numero tatuato sul braccio, ma non sa niente del suo nonno. Nel film lei vede Gott Amon impersonato dal nostro attore in maniera sicuramente perfetta. Di questo personaggio Amon non abbiamo molto da raccontare, del capitano delle SS Gott Amon. Certamente la sua famiglia, il suo cognome non è quello alla portata di un Goebbels, ministro della propaganda, di un Himmler, comandante delle SS, o di un Rosenberg, ideatore e filosofo del nazismo, o di un Goering. Certamente no, non è a quei livelli. Non è uno di questi grandi gerarchi che sono partiti con Hitler in questa avventura nazionalsocialista dalle prime ore, dalla fondazione del partito, al putsch fallito della birreria, e poi su via per l'ascesa, finanziamenti, intrighi, fino alla vittoria delle elezioni di Hitler come cancelliere, eccetera, eccetera. Lui era un austriaco e sappiamo che entrò nelle SS quando ancora l'Austria non era nazista. L'Austria entrò con l'Anschluss, l'annessione, nel 1938. Prima di allora lui non era altro che un nazista, sì, entrò, sappiamo che entrò nel partito nazista a 20 anni, fino al 1938, cioè il partito nazionalsocialista era illegale in Austria, quell'Austria di Dollfuss, sotto la protezione dell'Italia fascista, eccetera, eccetera. Quando invece il nazismo entra a pieno titolo nell'Austria, Amon è un semplice sergente maggiore. Poi è vero che ha una carriera che lo porta a diventare sottotenente, tenente, fino ad arrivare a capitano.
Di Amon possiamo dire che se non ci fossero stati miriadi, migliaia di questi Amon, Himmler non avrebbe potuto far niente. Hitler leggeva il giornale, Himmler andava a funghi, Rosenberg scriveva i libri. Se loro hanno portato a termine questo crimine su scala gigantesca, stiamo parlando di un crimine che è stato portato avanti negli anni. Ecco perché a volte nell'altro video abbiamo detto: ma perché non hanno bombardato Auschwitz? Qualcuno si potrebbe chiedere. Perché non hanno bombardato le ferrovie che portavano ad Auschwitz? Perché per arrivarci, per portare carichi di migliaia di persone, ci servono i treni, perché con gli autobus o i camion è un po' più difficile. Ma questo non è stato fatto. Ma stiamo parlando di un crimine non di pochi mesi, perché nella storia dell'umanità anche questo è possibile. Le guerre etniche, non ci dimentichiamo. Ma sono cose che avvengono in uno spazio, in un tempo limitato. Ripeto, un tempo limitato, che significa 1, 2, 3 mesi, e uno spazio limitato a una cittadina, a una città, a una regione, quando determinati personaggi criminali organizzano un gruppo di persone, di assassini, e partono con un crimine, alla realizzazione di un crimine limitato ad alcuni giorni o settimane o al massimo mesi. Qui stiamo parlando di un crimine che è iniziato sulla carta, abbiamo detto, la conferenza di Wannsee dell'11 gennaio del 41, ma già loro uccidevano già da prima. Però partiamo anche dal 41, 41, 42, 43, 44, 45, capite? Stiamo parlando di 5 anni in cui queste persone hanno organizzato un crimine su una scala che comprendeva tutta quanta l'Europa. E gli alleati cosa dicevano, cosa facevano? Erano al corrente? Certamente lo sappiamo. E allora perché non mandavano i loro soldati? Sai, ci sono quei corpi che sono chiamati guastatori, che sono soldati specializzati, a volte paracadutati, professionisti specializzati a far saltare per aria i ponti, le strade, tutto ciò che è necessario per distruggere la logistica del nemico. Ma tutto ciò non è stato fatto. Questi hanno lavorato, queste persone come Amon, hanno lavorato fino al giorno prima, ma anche il giorno dopo, della firma del trattato dell'armistizio di capitolazione della Germania, dell'8-9 maggio del 45. E questi hanno lavorato fino all'ultimo, fanatici. Ma se non ci fossero state queste persone, e questi sono i veri criminali, quei criminali che hanno reso possibile tutto ciò. Il lattaio, il macellaio, il maestro di scuola, il medico di famiglia. E Amon faceva parte di queste persone. Non era un grande gerarca, ma era una persona che ha reso possibile il grande crimine su larga scala e in un periodo di tempo molto lungo, ingiustificabile. Ma ritorniamo adesso alla nostra Jennifer. Jennifer capisce, prende coscienza che la mamma Monica è la figlia dell'amante di Amon, di Irene Calder. Jennifer, dopo questo, comincerà a documentarsi, a studiare. Avrà accesso agli archivi, vuole conoscere adesso la sua famiglia, vuole conoscere Monica, la sua mamma, la sua nonna, Irene, suo nonno Amon, nel dettaglio. Jennifer non è una di quelle persone che in Germania, capite, se noi dovessimo mettere, avete presente quelle pietre dell'inciampo che a volte troviamo nel ghetto a Roma, davanti la porta delle persone che sono state prelevate e portate via, esterminate e sparite nella notte nella nebbia? Bene.
Se dovessimo lastricare tutta la Germania di queste pietre dell'inciampo, potremmo capire veramente ciò che è successo, perché c'erano i vicini di casa che non hanno detto niente. Sono arrivati i soldati in divisa nera e hanno portato via quella famiglia perché erano ebrei. Sono arrivati i soldati e hanno portato via quella persona che era un omosessuale e che tutto sommato a qualche vicino di casa ha fatto anche piacere che l'hanno portato via. E poi hanno portato via le persone handicappate e poi hanno portato via gli oppositori comunisti, tutte quelle persone che non aderivano, tutte quelle persone che venivano considerate possibili oppositori al nazionalsocialismo, in modo tale che restassero solo le persone capaci di gridare all'unisuono. Sì. Quelle venivano lasciate. Ma questa situazione del silenzio è terribile, perché un giorno quei soldati in uniforme nera sono venuti e hanno portato via anche il vicino di casa, quello che non diceva niente e non ha saputo neanche per quale motivo è stato portato via. Quindi nessuno è mai al sicuro quando si sviluppano queste situazioni sociali. Ma Jennifer vuole studiare, vuole capire. Jennifer sicuramente ha quella forza e quella volontà di scoprire e di conoscere il suo passato. Jennifer ha scritto un libro. Questo libro che ha scritto mio nonno mi avrebbe sparato. Scritto in diverse lingue. Giustamente lo ha scritto in tedesco. Mein Großvater hätte mich erschossen. Scusate la mia pronuncia tedesca, quindi questa volta aggiungo anche una traduzione in russo. Forse lo dico meglio. Moi died rastrilil b mnia. Spero che il russo lo abbia pronunciato meglio. Jennifer ha scritto probabilmente quel libro per se stessa, per riuscire a trovare pace con i demoni che la stavano tormentando. E uno di questi demoni era il nonno. Quindi rendiamoci conto di quale portata. Questo non è un libro di storia e né un libro di psicologia, ma è un libro importante perché questa persona nel presente fa i conti con il suo passato, non lo lascia nel dimenticatoio. Sapete, in Germania quell'atteggiamento nel dopoguerra del tabù. Bastava pronunciare la parola nazismo che tu trovavi il silenzio. Oppure quell'atteggiamento, ma com'è possibile che quel nonnino lì, così simpatico, che porta il nipotino al parco giochi, possa aver fatto quelle cose? O la nonnina, come ha potuto vivere con il marito SS, guardia di un lager? E quindi viene tutto eclissato, viene tutto dimenticato. E questo non va fatto, perché quando dimentichiamo, allora alcune persone possono riportare il male. Infatti Jennifer nel libro si chiede, ma come faceva mia nonna, Irene, a vivere, a essere l'amante, perché era l'amante di Ammon, era una segretaria della Wehrmacht e amante di Ammon. Come faceva a stare con lui, a vivere con lui, nel lusso? Quindi cos'era quel fatto, quel motivo che la portava a chiudere un occhio sulle atrocità commesse da Ammon? E queste erano le domande che si faceva la Jennifer. E come ha fatto poi, dopo la guerra, a mantenere sempre vivo il ricordo di Ammon, a negare tutto? Si chiede anche, ma cosa avrei fatto io se mi fossi trovata al suo posto? Anche se avessi amato quell'uomo, come avrei potuto stare con un assassino, cosciente di quello che faceva? Domande da rompicapo, ma utili a Jennifer per liberarsi di questi demoni. Jennifer ha visto, come tutti noi, il film di Schindler's List, e il comportamento che assume Gott Ammon nel film è l'ombra di ciò che ha commesso realmente questo criminale e che i sopravvissuti hanno raccontato. Un personaggio che veniva chiamato il macellaio di Vlasov,
una persona che i prigionieri, che è vero che hanno raccontato che dal balcone con il fucile di precisione sparava le persone a caso o semplicemente perché a suo parere lavoravano poco, lavoravano lentamente o lavoravano male e gli sparava, o uccideva il cuoco perché gli aveva preparato la zuppa troppo calda, o aveva allenato i suoi cani Ruff e Ruff ad attaccare i prigionieri, a zannarli e sbranarli. Questo non è un film dell'horror, questa è stata la realtà. I prigionieri erano riusciti anche a capire quando lui, che passeggiava nel campo, quando era più o meno pericoloso, e erano riusciti anche a schedare questa situazione che qualora lui indossava il berretto da SS, allora c'era un altissimo pericolo di essere uccisi. E invece quando indossava un cappellino bavarese con uno scialle bianco, allora c'era la certezza che in quel momento lui era a caccia, alla ricerca di uccidere le persone. Stiamo parlando di una persona che non era certamente normale, ma per le SS andava bene, ma fino a un certo punto. Perché poi il campo di Plaszów, che viene costruito da Ammon in una velocità pazzesca, nel 1944 deve essere smantellato e tutti i prigionieri spediti ad Auschwitz. Ammon lo troviamo anche nell'evacuazione del ghetto di Cracovia. Sì, che sempre in Schindler's List vediamo quella bambina col cappottino rosso. Però era anche una persona facile alla corruzione, che amava vivere nel lusso, e lo abbiamo visto nel film, fino al punto di essere arrestato dalla Gestapo, accusato di aver sottratto dei beni degli ebrei. Perché non ci dimentichiamo che i beni degli ebrei, per legge di Himmler, appartenevano allo Stato nazista e che nessun SS poteva rubare gli oggetti di valore degli ebrei. E qualora lo avessero fatto, sarebbero stati puniti. E Ammon fu arrestato e messo sotto processo. Ma poi dopo, siccome ci si trovava alla fine della guerra, è stato lasciato andare. Ma non del tutto, perché Ammon, anche per i nazisti, era una persona oramai fuori di testa. È stato mandato in ospedale psichiatrico, dove poi gli è stato arrestato dagli americani e poi processato e impiccato. E le sue ultime parole sono state... E voglio concludere dicendo che Jennifer, scrivendo questo libro, molto probabilmente è riuscita a mettere su carta tutti i suoi sentimenti, tutti i suoi dubbi, tutte le sue paure, tutti i suoi tormenti. E ha scritto quel libro proprio con questo scopo, di fare pace con se stessa e andare avanti. Ecco perché quando noi ricordiamo questo evento che è successo, perché la Shoah, l'Olocausto, è un fatto storico che è successo, è un patrimonio dell'umanità, appartiene a tutti noi uomini e donne e bambini di questo pianeta. E non è importante la razza e il colore della pelle o la lingua che parliamo, ma non per tormentarci. Tutte queste persone che sono morte nei lager, massacrati, torturati, impauriti e poi uccisi, il loro diritto alla vita che non hanno avuto, quella vita che non hanno potuto vivere, dedicarla alla famiglia, allo studio, al lavoro, che gli è stata tolta, anche in tenera età, ma è successo. E questo fatto indelebile è la luce per noi, umanità, per andare avanti. E il sacrificio di questi uomini, donne e bambini volati nel cielo come fumo ci indicano la strada che tutto ciò non potrà mai più essere fatto. E quindi sta a noi, alla nostra scelta, ai nostri ricordi, al nostro fatto di non dimenticare il rispetto della vita di queste persone. Grazie per aver visto questo video, per ricordare con me, e ci vediamo al prossimo con l'indagatore.